Ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un tema che sapete mi sta molto a cuore, che è il tema della skincare. È tempo che penso di farvi una mia skincare routine e oggi nel piccolo voglio farvela parlando anche dei prodotti che sto amando di più in questo periodo di Garnier. Se mi seguite da tempo, ma anche se mi seguite da poco, secondo me, sapete che sono un'appassionata di skincare. Mi piace ancor prima che truccarmi, ancor prima che pensare al mio outfit, prendermi cura della mia pelle, perché penso che una pelle bella, sana, sia un biglietto da visita che ci permetta poi di uscire anche struccata in qualche giorno, come io oggi, che non indosso la base. Non ho una pelle perfetta, però ho una pelle sulla quale ho lavorato tanto, con dei piccoli gesti quotidiani. Prima regola fondamentale è struccarsi tutti i giorni. E fin qui penserete, vabbè, ma io lo faccio sempre, tranne quei rari casi in cui torno troppo stanca, mi strucco sempre. Ma l'importante è anche come ci si strucca. E non solo farlo la sera, ma struccarsi, so che vi potrebbe sembrare assurdo, anche la mattina, prima di andare a truccarci o comunque di uscire, è importante andare a detergere la pelle. Con cosa lo faccio? Con un prodotto che anche qui, se mi conoscete da tempo, sapete quante boccette ho usato di questo prodotto. Quante ne ho usate e quante ne ho ricomprate? Io penso almeno una decina. Era un po' di tempo che non lo riutilizzavo e sono contentissima di poterlo rifare. E io quindi con questo qui, con quest'acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili, io vado a detergere il mio viso con un dischetto di cotone sia la sera che la mattina e la mia pelle ringrazia sentitamente. È l'unico prodotto che io abbia provato che mi aiuta a rimuovere tutto il trucco, a pulire la pelle delicatamente, rimuove il trucco comunque in maniera efficace e veloce nonostante sia delicato, non mi arrossa la pelle neanche in questo periodo invernale in cui la mia pelle è veramente particolarmente sensibile e mi lascia veramente la pelle nel suo equilibrio perfetto, né troppo secca né troppo ancora non pulita. La sento pulita ma morbida. Quindi mi raccomando, bastano pochi gesti e pochi secondi per struccarsi. Quindi non ci sono scuse, lo dovete fare tutte. Sempre in tema skincare, l'altra mia grande passione, l'altra cosa che non faccio mai mancare nella mia skincare routine sono le maschere. Soprattutto le maschere in tessuto, sia per una questione di praticità, perché non vanno risciacquate e risciacquare le maschere è una cosa che proprio mi sta antipatica, mi dà noia, e sia perché sono quelle più in vaga nel momento e anche quelle più efficaci, quelle con le quali ottengo più risultati. Sarebbe indicato fare una maschera almeno una volta a settimana. Vi devo dire la verità, io ho passato periodi in cui le facevo anche tutti i giorni e periodi in cui le facevo una volta a settimana. Comunque, l'indicazione di massima è di farla almeno una volta a settimana. In realtà io vi consiglierei di farle in combo, una all'inizio settimana e una a fine settimana, o il contrario, perché ovviamente ogni maschera ha un'azione diversa. Ad esempio, mi sono trovata benissimo con queste due di cui voglio parlarvi. Questa qui è la Skin Active al carbone ed è quindi una maschera innanzitutto divertente perché tutta nera, completamente nera, e mi fa troppo ridere quando la indosso perché mi sento tipo in un film horror che mi piace tanto. E oltre a purificare, idrata anche, però la sua azione principale è purificante perché appunto all'interno contiene del carbone. Questa qui è proprio indicata per essere utilizzata una volta a settimana, quindi in 15 minuti di trattamento avrete la pelle più purificata per tutta la settimana. Invece lei, che è ancora più famosa perlomeno per me, è l'Hydra Bomb, ovvero la maschera in tessuto idratante di Garnier. Questa qui è super idratante ed energizzante, anche questa qui la tenete in posa solo 15 minuti, ma è perfetta secondo me quando volete proprio un boost di idratazione e nutrimento per la vostra pelle. È perfetta anche da fare la sera prima di andare a dormire per rilasciare il siero in posa per bene tutta la notte ad assorbirsi. Un consiglio che vi do è quando la fate, state bene attenti a legare i capelli e a spostarli bene dal viso, altrimenti andrete un po' a sporcarli, cosa che ovviamente io ho fatto. Quindi questi erano tutti i miei consigli, era la mia piccola skincare routine, le cose che non mi faccio mai mancare, i passaggi fondamentali ai quali non rinuncio mai per prendermi cura della mia pelle. Fatemi sapere quali sono i vostri passaggi fondamentali, se avete provato questi prodotti, come vi ci siete trovate. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!